Buongiorno a tutti, desidero fornire alla popolazione alcune informazioni di carattere generale. Con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che entra in vigore da oggi, non ci sono più distinzioni sull'intero territorio nazionale, vale a dire che l'intero territorio nazionale è sottoposto a misure di contenimento del contagio straordinarie. In merito a questo voglio dare alcune indicazioni, soprattutto su quello che è possibile fare per rispondere un po' ai quesiti che mi sono stati posti da più parti, dai sindaci ma anche dai singoli cittadini. Quindi vi ho detto che il decreto ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni che in origine erano previste soltanto per alcune zone delimitate. Allora, in particolare la prima cosa che deve essere molto chiara è che l'indicazione principale di questo decreto è quella di evitare ogni inutile spostamento. Gli spostamenti vanno evitati su tutto il territorio nazionale, quindi faccio una prima precisazione, gli spostamenti infracomunali, cioè all'interno dello stesso comune, gli spostamenti tra comuni e gli spostamenti su tutto il territorio nazionale. A questa disposizione, che però va tenuta ben presente, è possibile derogare, cioè ci sono delle eccezioni, in quali casi? Per motivi di lavoro, per esigenze sanitarie e per necessità. Che cosa vuol dire necessità? Nelle necessità, per espressa dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rientrano le cosiddette necessità quotidiane. Quindi si può uscire dal proprio domicilio per andare a fare la spesa, si può uscire per fare una passeggiata, si può uscire per andare a prendere un caffè al bar. Che cosa però dobbiamo tenere ben presente e dobbiamo osservare? Innanzitutto, in ogni caso vanno osservate le disposizioni di carattere generale, ovvero mantenere le distanze di sicurezza interpersonale, quindi non avvicinarsi ad altre persone più di un metro. Si può andare a prendere il caffè al bar, bisogna essere a distanza di un metro l'uno dall'altro. I bar e i ristoranti restano aperti dalle 6 del mattino alle 18. Per quanto riguarda la circolazione, da comune a comune, all'interno del comune, e quindi per questi motivi che vi ho detto, per queste eccezioni che si possono fare, non viene rilasciata nessuna autorizzazione preventiva. Nel momento in cui le persone sono sottoposte a controllo da parte della polizia locale oppure da parte della polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, quindi di tutti gli organi che sono preposti al controllo, dichiareranno, quindi nel momento stesso in cui vengono controllati, dichiareranno con un apposito modulo di autodichiarazione in possesso delle forze di polizia il motivo per il quale si stanno spostando sul territorio, che deve rientrare, lo ricordo e lo ribadisco, nelle eccezioni che vi ho elencato prima. Per quanto riguarda le altre misure precauzionali: chi presenta febbre superiore a 37,5 è fortemente raccomandato di restare al proprio domicilio e in presenza di questo o di altri sintomi, come poi vi dirà il dottor Compostella, è opportuno parlare, contattare il proprio medico di base che potrà valutare se questi sintomi sono sintomi banalmente influenzali oppure possono dare il dubbio di sintomi da coronavirus. Non bisogna recarsi assolutamente al pronto soccorso, contattare per qualsiasi dubbio in presenza di sintomi il medico di medicina generale, il medico di base. Per quanto riguarda invece coloro che sono risultati positivi al test per il coronavirus, c'è il divieto assoluto, quindi è un obbligo, e violare questo obbligo comporta la configurazione di ipotesi di reato. Quindi chi è risultato positivo al tampone
ed è stato messo dall'autorità sanitaria in isolamento domiciliare, non si può spostare assolutamente dal proprio domicilio, deve restare presso il proprio domicilio. La violazione di questo obbligo comporta una violazione di articoli del codice penale. Per quanto riguarda l'attività sportiva, è stata sospesa nella sua totalità, quindi sono state sospese l'attività palestra, centri natatori, circoli di qualsiasi tipo, circoli ricreativi, circoli culturali, e quindi la disposizione di carattere generale è vietata qualsiasi aggregazione, anche le aggregazioni al di fuori dei bar, anche le aggregazioni al di fuori dei ristoranti. Quello che bisogna evitare, e questo lo dico a tutti, ed è per questo che è richiesta la massima serietà nel rispetto di queste norme, è il contatto sociale, il contatto con altre persone, perché soltanto interrompendo questo contatto fisico con altre persone si impedisce al virus di trasmettersi da una persona all'altra. E adesso, proprio con l'introduzione di queste misure, bisogna evitare con ogni mezzo a nostra disposizione la diffusione del contagio, che manderebbe in seria sofferenza l'intero servizio sanitario sul territorio nazionale. Quindi, per quanto riguarda ancora le disposizioni del decreto, sono sospese tutte le manifestazioni, tutte le fiere, grandi eventi, sono chiusi cinema, teatro, qualsiasi luogo di aggregazione, sempre per i motivi che vi ho detto prima. L'attività scolastica è sospesa fino al 3 aprile. Per quanto riguarda i luoghi di culto, quindi di qualsiasi culto parliamo, sono sospese tutte le cerimonie, sia civili, sia religiose, e anche quelle funebri. E l'apertura dei luoghi di culto è consentita purché si rispettino le norme di carattere generale, vale a dire la distanza di sicurezza, la distanza sociale di un metro l'uno dall'altro. Per quanto riguarda le attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e di bar, per le quali vi ho detto che c'è l'apertura dalle 6 del mattino alle 18, per le altre attività commerciali è prevista l'apertura, a condizione che vengano rispettate sempre le regole di carattere generale, vale a dire la distanza, non mi stanco di ripeterlo, vale a dire la distanza di almeno un metro da persona a persona. In particolare, siccome questo è uno dei quesiti che mi è stato posto sull'apertura di estetisti e parrucchieri, d'accordo con l'autorità sanitaria, con il dottor Compostella, è stato stabilito che questi esercizi possono continuare a funzionare con delle precauzioni, ovvero innanzitutto gli operatori devono indossare mascherina e guanti in lattice, l'accesso deve essere consentito ad una persona alla volta, non ci devono essere persone nelle sale d'attesa. Se si parla di estetisti, dove ci sono più stanze, ci può essere una persona per stanza, ma con l'avvertenza che l'entrata e l'uscita deve essere sempre singola, le persone devono entrare e uscire sempre da soli, non ci devono essere persone nelle sale d'attesa, questo sempre per garantire il massimo delle precauzioni. Quello che resta fermo e sul quale io richiamo l'assoluta attenzione è il rispetto delle misure igienico-sanitarie. Quindi lo ripetiamo ancora una volta, lavarsi frequentemente le mani, utilizzare i gel idroalcolici per disinfettarle, non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani, evitare il contatto con altre persone, che sia la stretta di mano, che siano gli abbracci. In questo momento è richiesta a tutti una grandissima serietà, una grandissima responsabilità e sicuramente una limitazione dei nostri rapporti interpersonali, ma è una forte limitazione nel nostro interesse e nell'interesse soprattutto degli altri, soprattutto di coloro che non si possono permettere di contrarre questo virus. Quindi l'epidemia, il contagio va fermato, e va fermato in questo momento con queste misure.
Per cui non è un consiglio, io mi permetto di dire che in questo momento ci vuole un forte senso di responsabilità individuale, non è un consiglio, ma tutti devono osservare queste prescrizioni. Per quanto riguarda le violazioni, come vi ho detto, per la circolazione i controlli vengono effettuati dalle forze dell'ordine, quindi dalle forze di polizia a competenza generale e dalle polizie locali. La violazione delle norme che vi ho appena esposto comporta la configurazione di una violazione di un articolo del codice penale che è il 650, vale a dire l'inottemperanza di un ordine dell'autorità, e quindi è passibile, chiunque non rispetti queste norme è passibile di denuncia ai sensi dell'articolo 650. Mentre per le questioni che vi ho detto prima, vale a dire l'isolamento domiciliare per la quarantena, comporta un'ulteriore ipotesi di reato ben più grave. Per quanto riguarda le altre misure, oltre alle misure igienico-sanitarie, per tutte le attività che sono consentite, che vi ho elencato prima, valgono le norme delle distanze.